Ma siamo contenti di poter disputare la prima partita nel nostro stadio. E siamo contenti di poterlo fare contro una squadra forte di blasone come il Parma. Sicuramente è subito un test impegnativo e faremo di tutto per farci trovare pronti. Ma io le emozioni le provo sempre perché mi piace tantissimo fare quello che faccio, mi è piaciuto tantissimo fare quello che ho fatto. E sono sempre stato accompagnato da tante emozioni, le ho anche adesso. Ovviamente so che fanno parte del ruolo, però devo essere bravo, come dobbiamo tutti essere bravi a saperle trasformare in energia positiva e provare a disputare una gara importante, mettendo in pratica quello che stiamo provando a fare e cercando di riuscire ad ottenere il massimo da questa sfida. Ma le idee sono chiare, siamo un gruppo di ragazzi che sta lavorando insieme già da più di 20 giorni. Sono contentissimo di come stiamo lavorando, so che abbiamo ancora ampissimi margini di miglioramento e vogliamo continuare a crescere. Sappiamo che è una partita dentro e fuori, la giochiamo in casa e proveremo a fare di tutto per passare questo turno. Ma ancora non ho completamente deciso tutta la formazione, ho quasi tutti i ragazzi a disposizione, a parte Masi che è infortunato e Antonio Floro Flores che sta facendo un lavoro per riuscire ad essere pronto per il campionato e Mattia Cassani che è squalificato per questa gara, quindi le risorse le abbiamo per poter essere pronti e presenti a fare una gara di livello, sapendo che, come ho detto prima, abbiamo dei margini di miglioramento grandi, ma le fondamenta su cui stiamo costruendo questo nostro miglioramento mi piacerebbe vederle, che sono quelle di una squadra solida, unita, e che con grande spirito di sacrificio ha voglia di provare ad ottenere il massimo da una partita difficile. Ma Franco, ribadisco, dopo averlo vissuto tutto questa prima parte di campionato, ribadisco che ha delle qualità enormi a livello umano e a livello tecnico per la categoria. Sicuramente viene da un infortunio che gli ha pregiudicato il finale del campionato scorso, ha tantissima voglia di lavorare, ha lavorato tanto, ha lavorato bene. E sono certo che ci darà una grande mano quest'anno, indipendentemente dal ruolo che avrà, perché quando uno è bravo a giocare a calcio non è importante in che ruolo gioca. No, ma Dezzi è un ragazzo che ha qualità, ha fatto una scelta professionale che tutti quanti rispettiamo. Sicuramente forse le modalità di questa scelta hanno lasciato un po' perplessi la società nostra, però io gli faccio un grande in bocca al lupo perché è un ragazzo che ha qualità. Ed è giusto che abbia deciso di fare quello che ha reputato la cosa migliore.